Finalmente, esclamò il giorno in cui dissi con calma che Troia sarebbe andata in rovina e non addussi alcun sogno a sostegno. Lo sapeva anche lui, ma la cosa non lo riguardava. Lui, il greco, non temeva per Troia, ma solo per la sua vita. Questa, trovava, era comunque durata abbastanza. Portava con sé già da tempo il mezzo per porvi fine, ma non vi ricorse. Per vivere un giorno di più, morì atrocemente. Tanto, forse non l'abbiamo mai conosciuto davvero. Naturalmente anche Partena, la nutrice, sapeva che cosa stava accadendo, come avvenne che fosse eletta sacerdotessa. Marpessa lo seppe da lei, ma tutto sommato è stata lei, per quanto tempo non ci ho pensato, a consegnarmi la chiave del mio sogno e della mia vita. Se Apollo ti sputa in bocca, mi disse con gravità, questo significa tu hai il dono di predire il futuro, ma nessuno ti crederà. Il dono della veggenza. Fu questo un terribile spavento. Me l'ero sognato, credimi, non credermi. Poi si sarebbe visto. Ma era impensabile per la gente alla lunga non prestar fede a una che dimostra di avere ragione. Avevo conquistato persino Ecuba, la madre scettica. Si lamentava adesso di una vecchia storia. A metterla in circolazione ci pensò Partena, la nutrice, e ad ogni modo non ci si era fidati solo ai sogni. Nel giorno del secondo compleanno noi gemelli, mio fratello Eleno e io, eravamo stati lasciati soli dai nostri genitori, addormentati nel boschetto di Apollo Timbreo, mal custoditi dalla nutrice, che a sua volta si era addormentata, forse un po' stordita dal gusto del pesante vino dolce. Ecuba, però, che ci cercava, aveva visto con spavento che i sacri serpenti del tempio, una volta accostatisi a noi, ci leccavano le orecchie. Con un violento colpo delle mani aveva scacciato i serpenti, svegliando contemporaneamente la nutrice e i bambini. Ma da quel momento aveva saputo. Quei due bambini erano stati dotati dalla divinità del dono della profezia. È proprio vero, chiedeva la gente, e Partena la nutrice, quanto più ha raccontato la storia, tanto più incrollabilmente vi ha creduto. Lo zelo di Ecuba. Lo ricordo ancora. Aveva per me un sapore insulso. Sentivo che esagerava, e tuttavia fu lei a rafforzare quello che volevo fervidamente credere io, Cassandra. E nessun'altra delle 12 figlie di Priamo e di Ecuba era stata destinata dal Dio stesso a essere veggente. Cosa era più naturale che servirlo anche come sacerdotessa nel suo santuario? Polissena. Che costruì la mia carriera sulla sua esclusione, che tu non eri peggiore di me, né meno adatta. Ho voluto dirtelo prima che ti trascinassero via, vittima da macello, come me ora. Polissena, se avessimo scambiato le nostre vite, le nostre morti sarebbero state le stesse. È una consolazione? Hai avuto bisogno di consolazione? Ne ho avuto bisogno io? Tu mi guardasti, mi vedevi ancora? Io tacqui. Ti trascinarono via, alla tomba del feroce Achille. Achille la bestia. Oh, se costoro non conoscessero l'amore. Oh, se avessi strozzato con le mie mani, in quel primo giorno di guerra, colui il cui nome deve essere maledetto e dimenticato, anziché stare a guardare come lui, Achille, strozzava il fratello, Troilo. Il rimorso mi rode. Non si mitiga, Polissena. Pantò il greco. Mi ha trattenuta. Sono più forte di te, disse. Li conosco.
li conosceva e conosceva me. Non strangolai nessuno. Io, Polissena, permettimi il piacere di confessioni tardive. Io sono toccata a lui, ero già toccata a lui quando ancora non era deciso chi sarebbe, chi avrebbe consacrato, o te o me. Non ne parlammo mai, cara, tutto per occhiate, mezze frasi. Come avrei potuto dirti quello che a malapena riuscivo a pensare? Lasciami l'ufficio. Tu non ne hai bisogno, così pensavo, te lo giuro. Non vedevo che ne avevi bisogno quanto me, ma per la ragione opposta. Avevi i tuoi amanti, così pensavo. Io ero sola. Li incontravo all'alba, quando venivano dalla tua stanza da letto. Vedevo come eri bella. Diventavi sempre più bella, con i tuoi riccioli biondo scuri. Unica, non bruna, tra le figlie di Ecuba. Chi? Si chiedevano le nutrici e i servi del palazzo. Chi poteva essere tuo padre? No, di diventare la figlia prediletta di Priamo non avevi nessuna speranza. Non invidiavi la mia posizione, ciò mi esasperava. E non ero capace di chiedermi perché tu volessi diventare sacerdotessa. Magari con quell'ufficio tendevi a qualcosa di ben diverso da me. Non dignità, distanza e compensazione per gioie che mi erano legate, ma protezione contro te stessa, contro i troppi amanti, contro il destino che ormai ti era stato apparecchiato. Tu con i tuoi occhi grigi, tu con la tua testa minuta, il bianco ovale del viso, la radice dei capelli nitidamente tagliata come dal coltello, con quella fiumana di capelli in cui ogni uomo non poteva fare a meno di affondare le mani. Tu, di cui ogni uomo che ti vedeva doveva innamorarsi, che dico innamorarsi, di cui doveva diventare schiavo. E non solo ogni uomo, anche alcune donne, anche Marpessa, credo. Quando ritornò dall'esilio non guardò più nessun uomo. E diventare schiavo è ancora un'espressione debole per il furore erotico e la frenesia che colse alcuni, come Achille, la bestia. E senza che tu facessi alcunché, questo deve esserti concesso. Polissena, sì, forse è possibile che di notte nel vestibolo buio io cadessi in errore, giacché per quale motivo tu, che tutto quel che facevi lo facevi apertamente, avresti dovuto assicurarmi un molto tempo dopo che mai e poi mai Enea era stato da te. Se l'ombra che vidi scivolare fuori dalla tua porta fosse stata davvero la sagoma di Enea, come fui sciocca. Come avrebbe potuto essere Enea, uno che, avendo appena lasciato una donna, tocca il seno di un'altra e poi fugge? Ah, Polissena, come ti muovevi? Vivace e impetuosa e nello stesso tempo leggiadra. Come non deve muoversi una sacerdotessa. E perché no? Diceva Pantò. E faceva mostra della sua solida dottrina sulla natura di Apollo, il suo dio, di cui era pur sempre stato al servizio nel santuario centrale a Delfi, in terra greca. Perché non Leggiadra, piccola Cassandra? Apollo è anche il dio delle muse, no? Sapeva ferirmi il greco. Riusciva a far trapelare che riteneva abbastanza barbariche le caratteristiche piuttosto rozze che noi popoli dell'Asia minore attribuivamo al suo dio. Questo non significava che non mi reputasse adatta come sacerdotessa. Senza dubbio, diceva, c'erano alcuni tratti della mia natura che si addicevano al sacerdozio, quali, ecco, il mio desiderio di esercitare un'influenza sugli esseri umani e come, se no, una donna potrebbe dominare, inoltre, il mio ardente desiderio di entrare in confidenza con la divinità e, naturalmente, la mia repulsione ad accostare i maschi della terra. Pantò il greco agiva come se non conoscesse la ferita nel mio cuore, come se non gli importasse di instillare in questo cuore un'avversione di cui quasi non mi accorgevo, molto sottile, molto nascosta, contro di lui, il primo sacerdote. Il mio greco l'ho imparato da lui e l'arte di ricevere un uomo anche. In una delle notti in cui la sacerdotessa appena ordinata doveva vegliare presso il simulacro del dio è venuto da me, abilmente, quasi
quasi senza farmi male, e in un certo senso con affetto, fece quello che Enea, a cui io pensavo, non aveva avuto l'intenzione o la capacità di fare. Che fossi intatta sembrò non meravigliarlo, né quanto mostrassi di temere dolore fisico. Con nessuno, neanche con me, sprecò mai una parola su quella notte. Dal canto mio, non riuscivo a capire come potessi portarmi dentro odio e gratitudine verso la medesima persona. Il ricordo di quel tempo è sbiadito. Non provavo sentimenti. Per un anno intero Polissena non mi rivolse la parola. Priamo preparava la guerra. Io mi tenevo in disparte. Giocavo a far la sacerdotessa. Pensavo che essere adulti consistesse in questo gioco, perdere se stessi. Non tolleravo delusioni. Non mi permettevo il minimo errore. Quando guidavo la processione delle fanciulle alla statua del Dio, venni educata come mi ero aspettata, per essere corifea. Tutto mi riusciva. Se in principio avevo temuto il castigo, quando durante la preghiera mi compariva davanti un lupo o perfino una schiera di topi, invece della divina figura luminosa con la lira, presto scoprii che non accadeva proprio niente, se mi abbandonavo con godimento a quelle apparizioni. Anche quando Pantò veniva da me, dovevo, per trarre piacere dal disgusto, vedermi davanti Enea, l'altro uomo. Sostenuta dalla stima dei troiani, vivevo come non mai di apparenze. Ricordo ancora come la vita mi sfuggisse. Non ce la faccio, pensavo spesso. Quando seduta sulle mura della città, fissavo davanti a me senza sguardo, ma non riuscivo a chiedermi che cosa estenuasse a tal punto la mia facile esistenza. Non vedevo nulla. Soverchiata dal dono della veggenza, ero cieca. Vedevo solo quello che c'era, praticamente niente. La mia vita era scandita dalla liturgia annuale del Dio e dalle esigenze del palazzo. Si potrebbe anche dire soffocata. Non conoscevo altro, vivevo di evento in evento e che, a quel che si dice, facevano la storia della casa reale. Eventi che asservono a sempre nuovi eventi, per ultimo alla guerra. Credo che questa fu la prima cosa che intuii. Le voci sulla seconda nave mi giunsero tardi. Mi ero allontanata, rinunciandovi a malincuore, dalla grande cerchia dei fratelli e delle sorelle, dei loro amici, dei giovani schiavi, dove la sera si discuteva bisbigliando o ad alta voce, ci si prendeva gioco e si diceva male di quello che durante il giorno era stato deciso nel consiglio. Non mi fu proibito di continuare nelle serate libere la vecchia vita indolente, accoccolarmi sotto gli alberi e gli arbusti nei cortili interni della cittadella. Abbandonarmi a suoni usuali, amati, dell'acqua che gorgoglia per i tubi aperti di terracotta, dedicarmi all'ora in cui il cielo ingiallisce e le case irradiano la luce del giorno che hanno assorbito, lasciarmi scorrere davanti il borbottio, il bisbiglio, il brusio eternamente uguale dei fratelli, precettori, nutrici, schiavi di casa. Fui io stessa a proibirmelo, dopo che divenni sacerdotessa. Dopo che Polissena mi aveva certamente calunniata contro i fratelli, cosa che non le passò nemmeno per la testa. In seguito le dovetti credere, dopo che quelli tra i miei sfaccendati fratelli e sorelle, cui facevano comodo maldicenze e liti in famiglia, mi avevano certo aspramente criticata. Volevo avere una posizione di favore rispetto a loro, ma non ne sopportavo l'invidia. Tutto questo. La troia della mia infanzia esiste ancora nella mia testa soltanto qui dentro. Finché ho tempo, la voglio riedificare. Non voglio dimenticare nessuna pietra, nessuna lama di luce, nessuna risata, nessun grido, anche se per breve tempo. Voglio custodirla in me fedelmente. Ora posso vedere quello che non c'è, con quanta fatica l'ho imparato. Eleno. Ah, Eleno, di uguale aspetto, di indole diversa. Il mio ritratto, se fossi diventato un maschio, se lo fossi, pensai disperata. Quando essi fecero te, non me, non me, portavoce dell'oracolo. Ah, sii lieta, sorella, essere augure che incarico ingrato,
Sì, lui si sarebbe attenuto con la massima precisione alle direttive di Calcante. Eleno non era un veggente, non aveva il dono, gli era necessario il rituale. Era andata a lui tutta la spensieratezza che forse era stata destinata a entrambi. Tutta la malinconia gravava su di me. Come desideravo stare al suo posto. Che cos'era la sacerdotessa a paragone dell'augure? Come stava a guardarlo con avidità quando indossava gli abiti femminili per contemplare le viscere dell'animale sulla pietra sacrificale? Come soffocava la nausea davanti all'odore del sangue? Davanti all'interiore fumante a cui io, costretta presto a sventrare animali per la cucina, ero totalmente abituata. Fossi lui, potessi cambiare il mio sesso con il suo, potessi rinnegarlo, nasconderlo. Davvero questo provavo. Io che gettava appena uno sguardo a budella, fegato, stomaco del giovane toro. Io fissavo i visi eccitati a bocca aperta delle persone che si accalcavano intorno alla vittima e al sacerdote e aspettavano una parola, come si aspetta cibo e bevanda. Il fratello pronunciava fiacchi convenzionali annunci su sole e pioggia, prosperità e raccolti mancati, allevamento di bestie o di bambini. In maniera ben diversa avrei voluto parlare io, con un tono ben diverso. Avrei voluto intromettermi su cose ben diverse, avrei desiderato ammaestrargli quegli ignari così facili a contentarsi, vale a dire, su che cosa? Tanto che a quel tempo mi teneva d'occhio, mi interrogò apertamente, sempre con le domande graffianti. Che altro se non tempo, fertilità del suolo, moria di bestie, malattie? Volevo strappare la gente al circolo dentro cui era inserita, dentro cui stava bene. Non cercava nient'altro, al che io scattando, perché non conosce nient'altro, perché c'è qualcuno che lascia alla gente solo questa specie di domande. Qualcuno? Chi? Gli dèi? Le circostanze? Il re? E tu chi sei per imporre altre domande? Lascia tutto com'è, Cassandra, ti do un buon consiglio. Se per un po' di tempo la notte non veniva da me, ne provavo molto il desiderio, non di lui, di quello. E quando stava sopra di me, Enea, solo Enea, era palese. Se il greco che notava molte cose perché si manteneva lucido, coglieva anche questa, per me faceva lo stesso. Ma tra cielo e terra non esiste il mezzo che avrebbe potuto costringermi a rivelare il mio segreto. L'invidia per Eleno cessò, come tutto cessa, quando, non so, la smania di porre nuove domande si raffreddò e completamente svaniva. Ho osservato il mio segreto. Ci sono segreti che consumano una persona, altri che la rendono più forte. Questo era uno della malaspecie. Chissà a che cosa mi avrebbe spinto se un giorno Enea non fosse stato realmente lì. Che dicono le micene che mi si accalcano attorno? Sorride, io sorridere, ma so ancora davvero cos'è sorridere. Ho sorriso per l'ultima volta quando Enea, sulle spalle suo padre, il vecchio Anchise, mi passò dinanzi con il suo pugno d'uomini in direzione del monte Ida. Il rilevante che mi cercasse nella folla delle donne prigioniere, che non mi riconoscesse. Vidi, se la cava e sorrisi. Che vuole da me la vecchia, rematciata, che cosa grida? Che la voglia di ridere mi passerà. Sì, dico, lo so, presto. Adesso una guardia vuole proibire agli indigeni ogni contatto con gli schiavi. Subito. Questo nei greci mi ha sempre sorpresa. Fanno ciò che deve essere fatto subito e coscienziosamente. Quanto tempo ci sarebbe invece voluto nell'indole beffarda dei nostri giovani del palazzo prima che si fosse capita? Tanto per cominciare, la proibizione di avere rapporti con schiavi. Obbedienza! Di obbedienza non era il caso di parlare. In questo è fallito persino Umelo. Noi altri vogliamo salvarmi, mi ha detto amaramente. Voi alle mie spalle
vi tagliate da soli l'erba sotto i piedi. A suo modo aveva ragione. Lui ci voleva secondo le esigenze della guerra. Dovevamo diventare come il nemico per batterlo. Questo non ci andava a genio. Volevamo essere come eravamo, incoerenti. Questa fu la parola che Pantoce affibbiò. Con un'alzata di spalle, rassegnato. Così non va, Cassandra. Con i greci la guerra si fa in un altro modo. Doveva ben saperlo. Si era sottratto alla coerenza dei greci. Non ne parlava. Quel che veramente lo riguardava lo teneva profondamente nascosto. Bisognava mettere insieme le sue ragioni con notizie, voci e spirito di osservazione. La prima cosa che mi colpì, la sua paura del dolore. Che era sensibile, non lasciava mai arrivare le cose fino allo scontro fisico. Io invece, mi torna in mente, io ero famosa perché sopportavo il dolore, perché tenevo più a lungo di tutti la mano sulla fiamma, non facevo una smorfia, non piangevo. Pantò, questo mi colpiva, se ne andava via. Lo interpretavo come compassione per me. Erano i nervi sovraeccitati. Capì molto più tardi che il modo in cui una persona si comporta nei confronti del dolore rivela sul suo futuro più della maggior parte dei segni che conosco. Quando è crollato dentro di me l'orgoglio contrapposto al dolore. All'inizio della guerra, naturalmente, dal momento in cui vidi la paura dei maschi, che cos'era dunque la paura della battaglia, se non la paura del dolore fisico? I loro trucchi stravaganti per negare la paura o per sfuggire al dolore, alla battaglia, ma la paura dei greci sembrava superare ampiamente quella dei nostri. Naturale, disse Pantò, loro combattono in terra straniera, voi in casa vostra. Allora che cosa ci faceva lui, lo straniero, tra noi? Non si poteva domandarglielo. Ecco quello che si sapeva. Pantò era parte del bottino fatto dal cugino Lampo all'epoca della prima nave. Così, nel palazzo, veniva chiamata l'impresa, dopo che ad essa se ne erano seguite una seconda e una terza, e infine ci volle, con un nome neutrale, eliminare dalla circolazione la denominazione popolare Nave per Delfi. Questa era l'interpretazione che ne dava con franchezza Anchise, il padre di Enea. Il quale insegnò a me, la figlia del re, sacerdotessa, la storia di Troia. Dunque, ascolta un po', fanciulla, la lunga testa di Anchise, il cranio alto, completamente calvo, il gran numero di rughe che gli attraversavano la fronte, le sopracciglia folte, lo sguardo lucente, scaltro, i mobili tratti del viso, il mento forte, la bocca vivace, spalancato, atteggiata spesso al riso. Più spesso al sorriso compiaciuto, le mani sottili, vigorose, dalle unghie rovinate dal lavoro, le mani di Enea. Dunque, ascolta, la faccenda è molto semplice. Allora, c'è chi manda, secondo me, tuo padre, ma anche se dubito che sia stato proprio lui ad avere l'idea, ci scommetto che è stato Calcante. Manda, dico, un cugino della casa reale, questo Lampo, che può anche andar bene come reggente del porto. Ma come messaggero del re, con un incarico delicato, manda Lampo in Grecia, con una nave in missione segretissima. È stupido, o diciamo pure imprudente, abbastanza, da far venire il popolo al porto per festeggiare la partenza. C'era anch'io, Anchise, in braccio alla nutrice, luce, festa a bandierine, acqua luccicante e una nave imponente, il mio primo ricordo. Ecco qua, una nave imponente. Permettimi di sorridere, una navicella modesta, direi quasi, un battello. Perché se fossimo stati in condizione di armare una nave imponente, allora non l'avremmo spedita proprio in Grecia. Perché allora non avremmo avuto bisogno né di questi greci invadenti, né di rendere onore al loro oracolo. Non ci saremmo impegolati nei negoziati sul nostro diritto a vito all'accesso all'Elesponto. Dunque. In poche parole, ecco il risultato. I greci non si accordarono sulle condizioni. Lampo portò ricchezze offerte a Delfi che quasi andavano al di là delle nostre possibilità. Lì Pantò lo vide, gli si attaccò, ritornò con lui.
al popolo in festa poté essere presentato al ritorno come una specie di bottino. E i nostri scribi di palazzo, una razza a sé, dovresti saperlo, da fanfaroni che sono, retrospettivamente trasformarono l'impresa più o meno fallita nella prima nave. Ai ai, ma nella rigolosa sobrietà di Anchise c'era sempre anche un che di poetico, a cui non riuscivo a sottrarmi. Del resto lui, poiché era stato uno di quelli che avevano guidato la seconda nave, era indiscutibilmente competente. Ma nei cortili, dove su niente discutevamo tanto come sulla prima nave, tutto suonava di nuovo completamente diverso. Ettore, il maggiore dei miei fratelli, a quel tempo un uomo giovane e vigoroso, con un'indole fin troppo tenera, contestava categoricamente qualsiasi successo all'azione 1. Lo zio Lampo era stato mandato dall'oracolo di Delfi, non certo per trascinarsi dietro un sacerdote. No? E allora perché? Ettore lo aveva saputo in modo semiufficiale dai sacerdoti. Lampo avrebbe dovuto domandare alla Pizia se sul colle su cui si trovava Troia continuasse a gravare una maledizione, se quindi la città e le sue mura, che in quel periodo venivano rinnovate dalle fondamenta, fossero sicure. Idea mostruosa. Per noi giovani, Troia, la città, era tutto quello che il suo nome significava. Era spuntata da qui, dal Colle Ate, l'unico luogo immaginabile della terra, in faccia al Monte Ida, di fronte alla pianura scintillante al golfo col porto naturale. E, insieme alla città, le mura che la proteggevano, ma anche la limitavano, alla cui costruzione nella notte dei tempi avevano dovuto lavorare persino gli dei. Apollo, Poseidone, così da renderle indistruttibili, inespugnabili. Così discorreva la gente e io stavo ad ascoltare avidamente e ascoltavo anche le obiezioni. Ma come? A causa di una passione per Pantò, il sacerdote di Apollo, il cugino Lampo, avrebbe addirittura dimenticato di interrogare la Pizia sugli affari di Troia, più importanti di ogni altra cosa? Sicché le mura, portate a compimento senza la benedizione del potente oracolo, non erano affatto inespugnabili, al contrario, violabili? La porta Scea è il loro punto debole? E Pantò, non come prigioniero, ma di una spontanea volontà avrebbe seguito sul mare il nostro piuttosto insignificante cugino? E Priamo sarebbe stato debole, abbastanza da ordinare il sacerdote di Apollo lo straniero, cosa che non poteva significare nient'altro se non il riconoscimento della sovranità di Delfi su questioni religiose, perlomeno sulle questioni relative a questo unico dio, Apollo. Tutto ciò era così inimmaginabile, così stupido, così mal inventato, che io, una bambina, potevo solo pregare che me ne tenessero fuori. Tuttavia l'argomento mi solleticava a tal punto, mi rendeva così desideroso di tutti quei brandelli di conversazione dove esso balenava, che ritornavo sempre a farmi largo nella cerchia degli anziani, a sgaiattolare fra le gambe di Ettore, a quel tempo già possenti, ad accoccolarmi, appoggiarmi a lui e a non lasciarmi sfuggire una parola, non per nascita, ma che per i racconti dei cortili interni sono diventata troiana, per il mormorio delle bocche allo spioncino, quando sedevo nella cesta, ho cessato di esserlo. Ora che Troia non c'è più, io sono di nuovo troiana, non per altro. A chi dirlo? Sì, non per altro, se non per la mia familiarità coi cortili interni, con ogni moto dell'animo che li attraversava e che investiva anche me, per il mio orecchio affinato all'intensità dei bisbigli che sempre li pervadevano, fui, perlomeno all'inizio, superiore a Pantò il greco.